noi abbiamo cercato di fare il nostro meglio. Già essere arrivati in finale per noi è un ottimo risultato, è un traguardo che nessuno si era prefissato, nessuno se lo aspettava. È venuto piano piano, partita dopo partita, nella Coppa. Abbiamo fatto un campionato che secondo me era molto più alla portata per noi per quanto riguarda il nostro girone. Abbiamo chiuso terzo, come terzi classificati, e rimane questa gioia di aver giocato sta finale, anche se diciamo non proprio al meglio, ma cercando di fare sempre il nostro meglio come abbiamo sempre fatto. Loro erano veramente troppo, diciamo, superiori a livello di gioco, perché hanno fatto girare velocemente palla, hanno alzato sempre il ritmo, sono stati sempre in pressing, ci hanno raddoppiato, a volte anche triplicato. Ecco, De Filippis, allora adesso c'è da accantonare questa delusione per questa sconfitta, però si riesce un po' a strappare un sorriso, anche perché non dimentichiamo che la Pierra Aprilia è vero che è giunta terza nel proprio raggruppamento, perdente di Coppa, però può iscrivere il suo nome in una graduatoria veramente particolare, quella del ripescaggio, quindi grandissime probabilità di poter disputare la prossima stagione non più nel campionato provinciale, ma bensì in quello regionale. Quello è un pensiero che farà la società, questo non tocca a me decidere. Certo, diciamo che la squadra è un percorso di crescita, la Pierre ha da quest'anno iniziato un percorso di crescita che secondo me è iniziato nel migliore dei modi, una finale persa anche in questa maniera. Ma non solo, non era anche un po' inaspettata per voi, però molti non vi davano poi come squadra che sareste arrivati così lontano. È già una vittoria, noi essere arrivati in finale è già una vittoria, poi è normale che, vi ho detto, questa è una società, una squadra allestita per categorie superiori, complimenti a loro assolutamente, complimenti a Città dei Capi. E complimenti anche ai miei ragazzi, perché siamo arrivati, ai miei compagni, alla Pierre, perché è stato un anno fantastico, grazie a tutti, bellissimo, complimenti ancora. Allora, vincere un campionato, ripetersi in Coppa Provincia di Roma, un risultato straordinario per il Città di Cave. Filippo Cellitti, hai guidato questa squadra alla vittoria, l'hai fatto sicuramente nel corso della stagione, un importante risultato per la formazione allenata da Manni. Sì, sicuramente un altro tassello che si va aggiungere con la vittoria del campionato. Diciamo che erano gli obiettivi, diciamo, primari all'inizio della stagione, la società con equilibrio ci aveva chiesto il salto di categoria. Poi man mano ci siamo trovati anche in Coppa e la mentalità poi del mister, della squadra e della società è venuta fuori. Ci abbiamo creduto e abbiamo ottenuto il massimo risultato in entrambe le competizioni. Beh, avere un gruppo così a disposizione forse può essere molto facile per il tecnico. Non dimentichiamo che insieme a te in squadra erano presenti, insomma, giocatori di spessore per quanto riguarda questa categoria. Anche un lusso avere questi giocatori. Nell'arco poi di una stagione si riesce a gestire momenti veramente molto importanti. Sì, sì, sicuramente il roster era quello dei più eccellenti, è stata fatta una campagna acquisti perfetta. Diciamo che mi permetto di dire che comunque sia tutti davano per scontato il risultato, ma poi voi ben sapete che la pressione è tanta e non è facile, quindi è un vantaggio ma allo stesso tempo è uno svantaggio, perché devi vincere per forza. Un po' in campionato l'abbiamo pagato, perché se vai a vedere non abbiamo vinto con 100 giornate d'anticipo, l'abbiamo dovuto faticare, anche se abbiamo fatto comunque tantissimi. 20 vittorie comunque sono un risultato molto importante. Credo che le vittorie siano, con quella di oggi, 31 insomma, a quelle di Coppa, certo. Sì, no, dico, è un risultato importante che però dà merito alla società e al progetto, che è un progetto a crescita. Noi siamo scesi di categoria tutti quanti proprio perché sappiamo che questa società vuole investire sui giovani. C'è già fermento nel campionato, nel mercato, già, certo. Si sta muovendo la società. Sì, la società già si è mossa, credo, perché comunque sia penso che punterà molto sui giovani, sul settore, ha un impianto, ha un presidente che comunque sia la possibilità di poter investire sulle strutture, sul bacino dei giovani, senza fare come fanno tanti presidenti che promettono e poi non danno. Qui comunque è una società solida, è una società che punta alla crescita dei giovani, è una società che oggi ha dimostrato che il double sono poche le società
che hanno fatto due coppe e campionato con 33-34 partite. Va dato merito che ha fatto un grande lavoro. Bene, su queste parole insieme concediamo anche Filippo Celitti, perché è giusto poterlo riabbracciare ai suoi compagni di squadra. Daniele Porcelli vi ringrazia per l'attenzione. Dalla Pala Pestalozzi cala il sipario anche sulla Coppa Provincia di Roma.